secondo me ci è mancato il gol, ci è mancato solo il gol, abbiamo creato tanto. Però io vorrei parlare che in questo momento noi dobbiamo essere bravi a saper accettare tutti quello che ci viene detto, le critiche, gli insulti, diciamo, che ci possono dare, però noi siamo compatti, solo col lavoro ne usciremo, io conosco questa medicina, la squadra un equilibrio l'ha trovato, perché non si può tutte le partite dare solo un'occasione da gol, anche oggi all'Entella sul calcio piazzato, noi le nostre le creiamo, in questo momento c'è questa psicosi di questa vittoria, non viene, me ne assumo la responsabilità, io non posso rimproverare niente ai miei ragazzi perché per 90 minuti hanno lottato, hanno cercato di fare quello che dovevano fare, sarà a me trovare col lavoro e con la compattezza questa benedetta vittoria, perché in questo momento è quella che ci manca, la medicina giusta, quando si è in rianimazione l'unica medicina che si può dare a uno è quella che gli fa bene, a noi in questo momento è il lavoro e la vittoria. Però ripeto, io e i miei ragazzi non mi rimprovero niente, starò a me trovare le mosse giuste, il lavoro, trovare, liberarli di testa, perché ho detto se i primi 45 minuti non si trova il gol, evidentemente in questo momento siamo bloccati mentalmente, perché dice se non facciamo il gol i primi 45 minuti, poi succede che in secondo tempo ci si appiattisce per un po' e quindi si perde la fiducia, io invece gli ho detto di non perdere la fiducia, ho messo dentro un ragazzino e si è data, ha ridato un po' di linfa, Zebri secondo me è entrato molto bene, invece è stato un momento che ai 20 minuti ci eravamo appiattiti come era come col Crotone, l'ingresso di Zebri l'ha dato, poi ci manca, ho detto, gli ultimi 16 metri, quindi 16 metri in questo momento sono in modo deficitario, gli altri metri del campo siamo veramente una squadra tosta e oggi l'abbiamo dimostrato, una squadra secondo me che davanti è forte perché ha messo dentro Cutolo e Sforzini, non è riuscita a creare niente, se non sul calcio piazzato un colpo di testa è stato bravo Alassane. Ho detto, squadra lasciatela fuori, l'allenatore dovrà essere bravo col lavoro a trovare, quindi io accetto le critiche, non ho niente da rimproverarmi perché sto dando tutto quello che c'è da dare per il Perugia, lavoriamo 24 ore su 24, ho un gruppo eccezionale che c'è nei momenti dati a stringere i denti come del prete che gli avevo detto che non avrei fatto giocare ma 10 minuti ho detto far giocare e sapevo che poteva rischiare ed era giusto, io non metterò mai l'incomodità fisica di un mio giocatore a discapito di una vittoria, quindi è giusto, giusto che lo capiscano anche i giocatori, quindi avrebbe rischiato sicuramente di farsi male, invece lui mi ha detto mister Belmonte e Crampi ti do la responsabilità, questo è quello che io apprezzo della mia squadra.